la parrocchia Santa Maria Ausiliatrice, con la collaborazione del volontariato dell'oratorio salesiano Alberto Marvelli, insieme al Cinecircolo Rapsodia, sotto la direzione artistica di Lino Di Tommaso di Ravenna, presenta Dentro la Natività, un capolavoro da vivere e da lasciarsi emozionare. Siete invitati con noi ad entrare in questo mistero. È la storia meravigliosa di un padre che per amore si fa uomo per salvare i suoi figli. Un presepio straordinario, non da guardare, ma da vivere camminando all'interno, nella storia, nella cultura, nell'arte e nella religione. Ci troviamo a Nazareth, dove cominciò tutta la nostra grande storia. L'arcangelo Gabriele portò l'annuncio a Maria e le dice: Ave, piena di grazia, il Signore è con te. Avrai un figlio e lo chiamerai Gesù. Maria si inchina e pronuncia il suo sì. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie di me come tu hai detto. E il Verbo di Dio si è fatto uomo in mezzo a noi. Le spighe ci ricordano la maternità, i fiori bianchi la verginità, le rose rosse le gioie della vita, ma in mezzo alle gioie ci sono anche le spine. Maria deve comunicare a Giuseppe la grande notizia, la gioia che ha ricevuto. Dio si è fidata di lei. Lo confida alla mamma Anna, la quale le consiglia di parlare con Giuseppe, suo promesso sposo. Giuseppe accoglie la grande notizia, ma essendo un uomo giusto, decide di non interferire nel piano di Dio e di Maria, di lasciare libera Maria di compiere la sua missione. Quindi la rimanda nella sua famiglia. Stiamo per entrare nella casa di Giuseppe. Vediamo la rondine che dà da mangiare i suoi piccoli. Compito di Giuseppe sarà nutrire quel bambino. Una colomba, sotto forma di angelo, gli porterà una buona notizia anche a lui. Ha un ruolo importante nella storia della Giuseppe salvezza. è ancora agitato nel sonno quando un angelo le dice: Non avere paura, Giuseppe, di prendere con te Maria come tua sposa. Quello che deve nascere è per opera dello Spirito Santo. Giuseppe chiede: Ma io cosa devo fare? Tu devi fare da padre a questo bimbo, proteggerlo, nutrirlo ed educarlo. Giuseppe si alza, sposa Maria e Maria va fino alla città di Ain Karim dalla cugina Elisabetta per portarle il Troviamo ad grande Ain Karim, annuncio. dove abita la cugina Elisabetta, che è sposa di Zaccaria, sacerdote del Tempio. Quando Maria arriva da Elisabetta, Elisabetta la saluta dicendo: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Maria risponde con la gioia e il Magnificat, le dà la grande notizia: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Elisabetta, rialzandosi, dirà a Maria: Cara cugina, tu sei beata
non perché sei la madre di Dio, ma perché hai creduto alle parole di Dio. Non come mio marito Zaccaria, grande sacerdote del Tempio. Avevamo pregato tutta la vita per avere un bambino. Un angelo andò da lui e gli disse: Zaccaria, avrai un bimbo, lo chiamerai Giovanni. Ma Zaccaria dubitò, rimarrà muto per 9 mesi. Ma alla nascita del bimbo Giovanni la sua lingua si scioglierà ed esclamerà la lode al Signore. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Giuseppe si mettono in viaggio per andare a Betlemme. Attraversano tutta la Palestina e rivivono i momenti più belli della vita di Gesù. Siamo sul fiume Giordano. Giovanni Battista battezza Gesù. Una voce dice: questo è il mio figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto. Nel giorno del battesimo Dio ha detto a ciascuno di noi: voi siete i miei figli prediletti. Le legioni romane hanno conquistato la Palestina e l'hanno sottomessa al giogo di Roma. Ma i commerci prosperano. Grande benessere c'è in quel momento nella Palestina. Vediamo che a Cana di Galilea un giorno Gesù trasformerà l'acqua in vino. Maria dice a noi tutti: fate quello che vi dirà. Sul lago di Galilea i pescatori tirano le reti a bordo, portano le barche a riva, perché un giorno Gesù chiederà loro di essere pescatori di uomini, suoi discepoli. Pietro, Giacomo, Andrea lasciano i padri e seguono Gesù. Al centro la Natività, i lavori dei vari personaggi. Le grotte dei pastori e la grotta del profeta Isaia. Quando nascerà il Messia, porterà la pace sulla terra. Il leoncello e il capretto pascoleranno insieme e non si sbraneranno. Ma nel castello di Erode la violenza, l'odio, la sete di potere determina la morte di tanti piccoli innocenti. Quel bimbo un giorno crescendo verrà tradito sul Golgota da Giuda, verrà caricato della croce assieme a 2 ladroni, verrà crocifisso sul Golgota con i piedi Maria e le pecore che cercano il pastore. Ma il sepolcro vuoto ci dice che quel bimbo che è nato, morto, è risorto per noi, per darci una speranza di vita. L'acqua che esce dal Golgota e l'acqua della vita e del nostro battesimo. Chi non si fa piccolo come un bambino non entra nel regno dei cieli. Ci inchiniamo ed entriamo nel mondo delle parabole.
Dice Gesù: se un pastore ha 100 pecore e ne perde una, lascia le 99 al sicuro nel recinto e va a cercare la pecorella smarrita. Quando un uomo lascia il gregge di Dio in cerca della felicità, trova soltanto delusione e morte. Il primo pericolo da superare è il leone. Come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli nella fede. Ecco coniglietti simpaticissimi che si rifugiano nella tana e si salvano dal leone. Anche la nidiata dei piccoli riesce a salvarsi perché vola e abita in alto. Ma il lupo ci attende. Il mercenario vede venire il lupo e fugge. Il lupo aggredisce le pecore e le disperde. Quanti pericoli nella vita quando ci allontaniamo da Dio. L'orso, l'aquila pronta a ghermire, ma ecco la pecorella che viene ritrovata e salvata dal buon pastore. Gesù è il buon pastore che è venuto a ridonarci la felicità vera, quella felicità che un tempo avevamo perduto quando nel paradiso terrestre l'uomo, cedendo alla tentazione, ha mangiato dell'albero del bene e del male, ha rovinato la sua vita. Gesù nasce per riportarci una speranza di vita. Ecco l'albero della vita. Il tucano, i girasoli, il cerbiatto, l'abbondanza dell'acqua, e Gesù ci dice: se capiste quanto è importante amarvi, trovereste il vostro tesoro, la vostra felicità, il paradiso già su questa terra. Vediamo il gabbiano che si tuffa per pescare, il gabbiano che mangia il pesce, l'asinello con gli uomini a cavallo, una capretta curiosa e un cagnolino che fa la guardia alle pecore. Ecco che ci troviamo nella seconda parabola, la parabola del seminatore. Il seminatore uscì a seminare. Parte del seme cadde sulla strada, fu calpestato e divorato dai corvi. Parte cadde tra le rocce, subito sbocciò perché c'era poca terra, ma anche subito seccò. Parte cadde tra le spine, ma le spine crebbero e lo soffocarono. Parte cadde sul terreno buono e ha dato il 30, il 50, il 100 per uno. Il bimbo che è nato è venuto a portarci l'amore, ma l'amore è calpestato
sulle strade della violenza ed è divorato dall'odio. L'amore è superficiale tra i sassi di chi cerca il potere e il successo. L'amore viene soffocato dall'egoismo, ma quando le persone si amano, ecco la gioia nel cuore, ecco la vita, ecco la speranza. Gesù ci dice: io sono la vite e voi siete i tralci. Chi rimane in me porta molto frutto. Se le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Stiamo per entrare nella grotta di Qumran sul Mar Morto. Nel 1947 un giovane beduino, un ragazzo di 15 anni pastore, correndo dietro alla capretta, scopre un buco, lancia dei sassolini in quel buco e trova una serie di grotte contenenti centinaia di giare con dei rotoli manoscritti che risalgono al 50 a.C., al 50 d.C. Un immenso tesoro che ricorda e riproduce la storia di Israele, la Bibbia e i più grandi avvenimenti. Siamo nella grande grotta. Al centro vi sono i pescatori, dove ogni giorno siamo invitati a pescare tra il bene e il male. Possiamo pescare il pesce buono, o il pesce cattivo. È la grande scelta di ogni giorno, tra la felicità e la non felicità. Maria e Giuseppe sono in viaggio per Betlemme e cercano una locanda dove alloggiare, perché Maria attende un bimbo. Ma non c'è posto per loro nella locanda. Molti uomini non hanno posto per Gesù nella loro vita, ma Dio ha sempre un posto d'amore nel suo cuore, ha sempre tempo da dedicare a noi. I bimbi vengono accolti, viene loro offerto un regalino, un fiore agli adulti, perché sappiano che Dio li ama e li accoglie sempre. Siamo nel cuore del presepio. Giuseppe si inchina ad adorare e a proteggere questo bimbo che è appena nato. Il bue e l'asinello gli fanno di contorno, con il loro caldo lo riscaldano. I tre re magi offrono l'oro, l'incenso e la mirra. Maria, come una mamma, si china su questo bambino, allarga le sue braccia, lo presenta al mondo e lo ama, come solo una madre può amare il figlio di Dio. È il centro della Natività, è la festa della vita e del Natale. Lasciamoci prendere dalla nostalgia, dalla poesia, dalla pace che questo bimbo è venuto a portare sulla terra a tutti gli uomini di buona volontà. Intanto gli angeli cantano: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini da Lui amati. Correte, troverete un bimbo avvolto in fasce.
ha bisogno di tutto. Il pastore Ruben prende la lanterna, la pastorella prende il latte per il bambino, il cagnolino, la capretta, e quel cavallino appena nato, e vanno a trovare, a lodare e a ringraziare il Signore nel bambino Gesù. Ma il vecchio Simeone in un angolo della grotta dorme, non sente l'annuncio degli angeli, non è Natale per lui, è stanco della vita, come molti uomini di oggi non hanno tempo per fare Natale. Siamo a Betlemme, casa del pane. Gesù ha voluto nascere a Betlemme, nella casa del pane. Ecco la cascata, simbolo della vita, simbolo del battesimo, fa girare il mulino, simbolo del mondo, fa girare una macina che dal grano produce farina e bene il fornaio la impasta e la mette nel forno. Gesù un giorno dirà: io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia di me vivrà in eterno. Gli uomini intanto continuano i lavori della loro vita. Vediamo Nat, il fabbro, e Ruben l'arrotino. Il lavoro di ogni giorno è il modo per dimostrare il nostro amore alla famiglia, alla vita e al mondo, per collaborare con quel bimbo che è appena nato. Giuseppe, Maria e il bambino devono fuggire in Egitto perché Erode cerca di uccidere il bambino. Ma in Egitto Gesù scoprirà una lingua, una cultura e una religione diversa e darà una risposta al desiderio di vita e di immortalità degli egiziani. Una risposta completamente. Entriamo nell'Egitto. La Sfinge, testa di uomo, corpo di leone, ci invita ad entrare alla scoperta di un mondo nuovo. Il faraone seduto in trono. I faraoni hanno costruito grandi monumenti alla morte, le piramidi. Dio, dandoci suo figlio, ci dona il più bel monumento alla vita. Dandoci i nostri figli, ci dona la cosa più bella da vivere e da amare. Tutankhamon seduto in trono, con i simboli del bastone e della frusta, simboli del potere, accoglie le offerte, viene rallegrato dalla musica e rinfrescato dagli schiavi. La dea Iside, la dea principale dell'Egitto, racchiude nella sua culla il dio sole, tiene al guinzaglio il giaguaro, simbolo della forza, e racconta attraverso i geroglifici la storia dell'Egitto, basata sul lavoro degli schiavi e sull'abbondanza delle messi.
faraoni si sono fatti imbalsamare per vincere la morte. Solo il bimbo del Natale ci dirà un giorno che lui è la via, la risurrezione e la vita. Vediamo il Dio Caun, il Dio Caprone, che con le chiavi della vita sulla sua barca porta le anime nell'aldilà. Il Dio Anubi, che precede il rito dell'imbalsamazione usando un unguento particolare, il mum, da cui la parola mummia. Vediamo il carro con l'auriga, un cielo che riproduce lo scarabeo e il desiderio del faraone, il dio Amon-Ra con i segni del potere, col dio gufo e civetta che trasportano il faraone nell'aldilà. In alto il pescatore, dove il Nilo due volte all'anno uscendo rende fertile il territorio, ricco di selvaggina, delle viti e dell'agricoltore. Entriamo ora nel mondo dell'Esodo. Gesù, passando dal cielo alla terra, ha compiuto il suo primo esodo. Ecco il tempio di Nefertari, il tempio di Ramses II, gli schiavi che hanno costruito le piramidi, il faraone che ordina la morte di tutti i bimbi degli israeliti per paura del loro numero. Ma la principessa d'Egitto trova uno di questi bimbi, lo adotta e lo chiama Mosè, salvato dalle acque. A questo bimbo un giorno Dio gli chiederà di liberare il suo popolo, ma il faraone non vuole. Ecco le 10 piaghe d'Egitto. La prima piaga, l'acqua diventa sangue. L'invasione delle rane e delle cavallette. Le tenebre, fino alla morte dei primogeniti d'Egitto. Finalmente il popolo è libero e può camminare verso la terra promessa, ma nel deserto si dimentica di Dio e costruisce un vitello d'oro a immagine e somiglianza degli dei dell'Egitto. Mosè scende dal monte Sinai, rompe le tavole della legge e dai 10 comandamenti. Primo comandamento: non avrai altro Dio fuori di me. Gesù, nascendo, ci dà il comandamento dell'amore: ama il Signore Dio tuo e il prossimo come te stesso. Se saprai amare e farti amare, troverai la felicità. Ma solo il Cristo risorto ci dice che quel bimbo che è nato a Natale e morto per noi ci dà una speranza di vita agli egiziani e a tutti gli uomini, e ci augura un buon Natale. La visita del presepio è aperta a tutti in viale Regina Elena, nella parrocchia Santa Maria Ausiliatrice